dovendo provvedere alle diocesi piemontesi di nuovi vescovi, ha scelto come nuovo vescovo di Pinerolo il vicario generale di Fossano, Monsignor Delio Olivone. Noi tutti conosciamo ed apprezziamo le sue indubbie doti di pastore, attentissimo alla nostra realtà fossanese. Possiamo immaginare il suo stato d'animo nell'accettare questa designazione. Possiamo dirlo, ha passato una vita a Fossano e ha speso tutte le forze del suo ministero sacerdotale per questa diocesi e per questa città che rimarrà sempre nel suo cuore. Come sappiamo, ha ricoperto importanti incarichi come professore di teologia, come rettore del seminario, come parroco, delegato per la pastorale giovanile, come vicario generale, sempre in dialogo con tutti i credenti e non credenti. Sempre è stato particolarmente attento a tutti i sacerdoti, camminando al loro fianco, specie a quelli malati. Il suo amore per l'arte è stato riversato su di noi e ci ha illuminati e incantati facendo parlare opere di vario genere. Siamo certi che non verrà meno anche nella sua passione per la bellezza della montagna, che nelle valli Chisone e Pellice potrà continuare a coltivare. A Pinerolo lo attende un compito non facile. Siamo certi che sarà attento a tutti, laici, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose. Nel contempo sarà impegnato nel dialogo ecumenico, specie con la Chiesa Evangelica Valdese. A noi mancherà la sua presenza e la sua attenzione. Ci attende l'impegno di continuare a far vivere le iniziative che Don Delio ha promosso e sostenuto. Fossano continua ad essere casa tua e tu continui ad essere uno di noi. Ti accompagneremo e vivremo al tuo fianco questi mesi che ti separano dalla consacrazione episcopale. E termino facendo mie alcune parole della regola dei monaci di Tese, che dice: non arrestarti mai, cammina sicuro seguendo le tracce di Cristo risorto. Grazie Don Delio.